questa è Piazza San Rocco, è una delle piazze più belle di Pescantina ed è un parcheggio. Che cosa intende fare per il problema delle piazze, delle manutenzioni e dei centri di aggregazione per i giovani? Le piazze sono un punto importante nel nostro programma elettorale. A Pescantina non abbiamo delle piazze, abbiamo dei parcheggi. Piazza San Rocco è bellissima, ma è un parcheggio. Piazza degli Alpini è un parcheggio in questo momento. E noi vogliamo riscoprire le piazze come luogo di aggregazione all'aperto per i giovani, per gli anziani, per le famiglie che possono passeggiare con i propri bambini, con le carrozzine, in sicurezza, per incontrarsi come una vera comunità. Nei primi 100 giorni lei ha promesso un piano per le manutenzioni. Che c'è da fare? Serve un piano di manutenzioni straordinario a Pescantina dopo anni di inattività e di immobilismo. Dobbiamo ripartire per rendere Pescantina un paese pulito e decoroso. Impianti sportivi, non ce ne sono abbastanza? Impianti sportivi ne abbiamo anche di storici, ma sono in condizioni non sufficienti per garantire in sicurezza l'utilizzo da parte delle famiglie e dei bambini. Abbiamo dei progetti specifici per gli impianti sportivi, per il velodromo e per l'impianto sportivo dei Monti Lessini. Lo faremo attraverso dei project financing, attraverso una collaborazione col pubblico privato, secondo un programma elettorale dettagliato che spiegheremo nelle piazze nei prossimi 30 giorni di campagna elettorale. Siamo lungo l'Adige, farete la centralina elettrica con i comuni Bussolengo? Questo è un tema fondamentale che dovremo trattare come amministrazione. Dobbiamo riscoprire il valore dell'Adige, che è la caratteristica principale del nostro comune di Pescantina, e dobbiamo riscoprire il nostro rapporto con il mondo dell'energia e con il mondo dell'energia sostenibile. Dialogheremo con Bussolengo perché il fiume ritorni un valore per i cittadini di Pescantina. Farete una comunità energetica? Faremo assolutamente una comunità energetica. È importante, è inserita nel programma elettorale, nella parte dell'ambiente. Le comunità energetiche sono fondamentali perché sono un nuovo approccio per i cittadini all'energia, alla consapevolezza ambientale e al risparmio energetico e anche economico. Ultima cosa, servizi alle persone. Dopo il Covid è cambiata la domanda da parte delle famiglie e si è alzato il numero delle persone anziane, molte sono sole e non sempre autosufficienti. Che cosa pensate di fare? I servizi alla persona sono un cardine del nostro programma elettorale. In questo momento i servizi sono insufficienti, noi vogliamo che il comune di Pescantina torni ad essere quel comune che eroga i servizi alla persona, che resta vicina alle persone nei momenti di difficoltà, anche temporanea. Abbiamo nel programma elettorale tutta una serie di servizi che vanno dalla prima infanzia ai giovani, agli adolescenti, fino agli anziani, autosufficienti e non autosufficienti. È importante che un'amministrazione comunale resti a fianco dei propri cittadini, è importante che ogni famiglia senta che in un momento di difficoltà il proprio comune lo può sostenere, gli è a fianco.